Siamo all'Istituto Tecnico Industriale Statale Leonardo da Vinci per il terzo incontro del ciclo Lo Sport tra i Banchi, promosso dall'Assessorato allo Sport del Comune di Rimini. Tema affrontato con gli studenti dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Alberti, piloti in pole position. Alex, quest'anno sei approdato in MotoGP, quali sono le differenze nella guida di una 125, di una 250 e di una moto da MotoGP? Ma è chiaro che le differenze sono veramente tante, perché innanzitutto da una moto due tempi siamo passati una moto quattro tempi, 800 di cilindrata, oltre 220 cavalli, e quindi difficile con tanta elettronica da imparare. Quest'inverno nei test abbiamo avuto da sbizzarrirci per cercare di trovare una soluzione ideale per me, e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma comincio a essere più sciolto su questa moto e a divertirmi. Qual è l'obiettivo per questa stagione? Ma l'obiettivo appunto è arrivare sempre più davanti possibile. È chiaro che non siamo partiti nel migliore dei modi con una scivolata in Qatar, ma abbiamo visto che abbiamo del potenziale. Credo che appena la Bridgestone ci fornirà una gomma da tempo più valida per partire più avanti, le cose diventeranno sicuramente più facili. Ci racconti come è iniziato? Come è iniziato il tutto dalle minimoto? Io ho iniziato che avevo 11 anni, l'ho provata per la prima volta e da lì diciamo non ho più smesso. E ho continuato per i primi 2-3 anni, andavo solo la domenica così per divertimento, e poi ho scoperto che c'erano dei campionati, campionato italiano, regionale, e da lì ho iniziato, abbiamo provato. La mia prima gara l'ho vinta, il mio primo anno ho vinto il campionato regionale e da lì non abbiamo più smesso, perché abbiamo detto dai, sta andando bene, smettere è assurdo, cerchiamo di continuare ma cercando degli sponsor, perché comunque anche nella minimoto c'è una spesa da sostenere, non è esagerata, chiaramente è abbordabile, però se ti trovi degli sponsor è meglio. Abbiamo cercato degli sponsor e siamo andati avanti, così ho continuato per tanti anni, ho smesso nel 2007 e quest'anno proviamo a correre nella 600 nel campionato femminile. Ho cominciato con le minimoto a 14 anni, un po' tardi rispetto alla media che c'è qui in Italia, però ho fatto 2 anni da privato preparandomi la minimoto da solo. Dopo ho cominciato con un team ufficiale, ho fatto una stagione, ho vinto il campionato regionale ed europeo minimoto, e dopodiché sono riuscito a trovare gli aiuti per passare le ruote alte. Ho disputato la prima stagione con il team VRM in Coppa Italia mototemporada con una Suzuki 600. E quest'anno ripeto lo stesso impegno, cercando di ottenere dei buoni risultati. Hai iniziato tardi, questo ti ha creato qualche difficoltà in più? Ma sicuramente le persone, che i ragazzini comunque che sono aiutati dai genitori subito da giovani, hanno più possibilità, comunque più anni di esperienza. Però sono sicuro che comunque il fatto di aver dovuto cominciare coi miei mezzi e metterci tanto impegno mi ha aiutato poi gli anni dopo, più magari che un'altra persona. Devo dire che di ragazzi talentuosi ne abbiamo diversi. Nella mia piccola federazione abbiamo anche William De Angelis, che fa il campionato del mondo supersport, abbiamo Zanotti, che parteciperà ad alcune prove di campionato del mondo rally, quindi devo dire che i talenti ci sono. L'importante, come dico, è riuscire a dargli il mezzo competitivo giusto, l'ambiente giusto, il clima giusto per poter crescere. Dopodiché poi è la storia di ogni pilota che li consacrerà campioni oppure no. Quanto è importante lo sport per lo sviluppo dei motori? Secondo il mio parere è importantissimo. Si può sicuramente dire che il motorismo storico o lo sport motociclistico sia nato proprio grazie all'agonismo dei primordi. Nato quindi prima il motorismo sportivo che non il motorismo utilitario. Paradossalmente uno potrebbe pensare il contrario, invece quando cominciava ad affermarsi il motociclismo sportivo, l'agonismo, la voglia di emergere o di sorpassare chiunque, solo allora si cominciarono ad intravedere le altre
possibilità che questo sport motociclistico prospettava, cioè quelle di poter scoprire, non so, località artistiche o paesaggistiche in tutto il nostro territorio nazionale e quindi organizzare corse su lunghe distanze anche a cura del Touring Club italiano di allora. Fino allora il motociclismo era stato visto soltanto come sfida, soltanto come gara, soltanto come disputa anche fra poche persone. Poi con l'avvento così di corse su lunghe distanze, i primi team di ride eccetera, si scoprirono le altre possibilità, le possibilità della locomozione. I want you to notice. Questione sicurezza. Questione sicurezza è importante, mi ritengo molto soddisfatto del fatto che ogni giorno vedo sempre più cose nei negozi che assomigliano, che comunque riportano a volte pari pari quelle che noi sperimentiamo in pista. Questo mi fa piacere perché vuol dire che il lavoro che noi facciamo in pista, chiaramente per la nostra sicurezza, poi aiuta anche gli altri. Questa sicurezza fondamentale, fondamentale in qualsiasi tipo di gara del sport motociclistico. Noi sappiamo che abbiamo un mezzo estremamente pericoloso e quindi la sicurezza gioca un ruolo fondamentale sia nell'organizzazione delle prove sia per la sicurezza delle piste. Quindi fondamentale che anche di fronte ad incidenti che possono sembrare abbastanza gravi, poi il risultato sul pilota sia assolutamente ininfluente per la sua salute. Il tuo rapporto con i colleghi? Rapporto con i colleghi chiaramente è difficile, è un mondo strano che io devo ancora imparare bene, però devo dire che con alcuni piloti ho fatto tanta amicizia, con Capirossi devo dire le cose vanno molto bene, con altri ci si saluta malapena. Ora bisogna vedere, solo perché sono noviziato magari le cose vanno così. Posso parlare della minimoto perché ancora col 600 non ho iniziato. Il rapporto c'erano, diciamo che non era male, nel senso che fuori dalla pista eravamo tutti amici, più o meno, non proprio con tutti. Però in pista non si guarda in faccia a nessuno, si va. Il tuo sogno nel cassetto, in pista? Arrivare a un mondiale, vincere un mondiale sicuramente. È stata una mattinata estremamente interessante e per la qualità degli ospiti. Avevamo il presidente della federazione che ha dato veramente, ha parlato dello sport, del motociclismo in termini talmente così propositivi, ma anche molto profondi, nel senso che tutte le cose vengono perché dietro c'è un lavoro, c'è una responsabilità, c'è un impegno, c'è una passione, perché altrimenti le cose non si potrebbero fare. Quindi io credo che sia stata una lezione anche di umanità, una lezione molto interessante. Abbiamo dato a questi ragazzi così l'impressione che veramente ogni cosa che si deve fare, qualsiasi risultato che si può e si deve raggiungere, lo si fa a fronte veramente di sacrifici, di impegno, di costanza e di responsabilità. Poi, come sempre, c'era il secondo anno che Alex De Angelis partecipa a questi incontri nelle scuole, l'anno scorso l'ITIS, quest'anno con i ragazzi delle Alberti, e sempre è un ragazzo rimasto tale quale, mi piace dirlo, sempre con la stessa umanità, la stessa modestia di quando l'ho conosciuto 3, 4, 5 anni fa, le prime volte, quando era un ragazzino, diciamo, alle prime armi e sconosciuto, e ancora oggi ha la stessa dimensione umana che aveva prima. Da anni fanno questo sport che è il motociclismo, partendo con le minimoto, e cercano di, anche loro hanno questo obiettivo che è sempre il moto mondiale, così come per tutti gli altri ragazzi che amano le moto.